immaginando come progenie sia l'aggregazione che è avvenuta nel territorio almeno 40 anni fa di ragazzi che avevano voglia di fare musica, mentre che era fino alle propaggini di Treviso, e una speranza che i giovani possano proseguire questa musica, ma soprattutto la voglia di fare musica, la voglia di aggregarsi. In questo modo continua anche l'identità, secondo il nostro parere, del territorio, che non si è mai persa e che addirittura sta vincendo sulla disco music, che non mi sembra forte. Vi leggo i prossimi appuntamenti di questo ciclo di concerti e progenie. Il 5 novembre ci saranno i Peters, che suoneranno tutto il repertorio Beatles. Il 5 dicembre in Vision, in Karma, quindi abbiamo persone che ormai sono in pianta, musicisti, e musicisti di formazioni anche molto giovani che proseguono il lavoro dei padri, addirittura dei nonni. Il Fonetica, 14 gennaio, e di nuovo il Mucchio, con molte sorprese, anche visive, il 4 febbraio, che concluderà, speriamo al meglio, questa rassegna di concerti. Quando parlo di territorio, parlo anche di un territorio solidale. Io come giornalista continuo un po' a battermi su questo, un territorio solidale è un territorio civile. Per questo ciclo di concerti ha un partner molto importante per la sua opera, che nei momenti in cui la sanità, sappiamo quali difficoltà abbia, si impegnano proprio nel settore socio-sanitario, soprattutto sul socio, per i malati terminali. Quindi il nostro partner di tutti questi concerti è Lavabo Mestre. Per parlarne un momento, 3 minuti, non di più, prima del concerto, abbiamo il piacere di avere qui Stefania Bullo, che è la presidente a Lavabo Mestre. Sorridendo la parola alla Presidente Abato, che ci racconta un po' dell'attività della sua associazione. Grazie e grazie per le parole che sono state espresse. Allora, Abato, 5 lettere che però racchiudono all'interno un'attività intensa e soprattutto rivolta al malato, alla sua famiglia, a chi lo assiste, ma prima che al malato, al fatto che è una persona che ha bisogno di essere aiutata. Quindi attraverso la nostra presenza discreta ma continua e con sostegni e servizi mirati alle necessità che nel corso della malattia emergono, cerchiamo appunto di evitare il senso di isolamento, di solitudine che chi si trova ad essere ammalato prova. L'obiettivo che l'associazione, grazie anche alla vostra presenza e al sostegno della città di Mestre, vorrebbe avere è quello di diventare il fiore all'occhiello della nostra città, un fiore a cui tutti noi a diverso titolo possiamo contribuire. Mestre ha un cuore e lo ha dimostrato in più occasioni, quindi io ringrazio gli organizzatori di questa serata a nome di tutti coloro che accanto a me e assieme a me rendono possibile questa realtà, che opera, dicevo, a 360 gradi attorno al malato, adeguando dei servizi che vanno dagli accompagnamenti al sostegno psicologico, al sostegno umano, all'ascolto. Io vi dico, stasera è sabato, oggi pomeriggio ero in sede, ho ricevuto 5 persone che non si sono nemmeno poste il problema di chiedersi come mai un'associazione di volontariato è aperta di sabato pomeriggio, però avevano bisogno di aiuto. In quel momento la cosa più importante era trovare una porta aperta in questa città che solo apparentemente sembrava distratta da uno shopping o da altre. E quindi chiedo anche a voi di diffondere la conoscenza di situazioni come questa.
non siamo soli, non siamo freddi, non siamo insensibili, c'è un cuore che batte intorno a noi e tutti possiamo contribuire a farlo battere. Grazie. E arrivederci ai prossimi concerti. Un territorio solidale è un territorio civile, sarà il nostro motto durante questo ciclo di concerti. La musica è civiltà, è solidarietà, è aggregazione. E penso che possiamo iniziare la serata. Grazie. Personaggi che poi sono diventati musicisti veri come loro.
70 il gruppo si scioglie, interviene la Disco Music, loro continuano ad essere comunque musicisti e grandi musicisti. Lo sentirete o lo risentirete questa sera. Perché due anni fa, grazie all'opera dei vecchi fondatori del gruppo, il gruppo si rianima, prende di nuovo voce, prende di nuovo nome. Signori e signori, grazie a tutti.